Eppure vi ragazzi, benvenuti nuovamente su Cyberpunk 2077. Continuiamo questo bellissimo gioco dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo. Capitolo introduttivo. Abbiamo salvato la nostra carissima Sandra Dorset. E ci siamo pigliati, mi sa, un bel virus. Ma adesso è ora di andare a letto. Spero vi stia piacendo la serie, ragazzi. Se è così, sapete già la dieta. Mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando. Che vi ve lo ringrazia. E anche se Vitos, che sono io. Medtech. Normale, normale. Eppa. Saltato. Si è saltato il Norton antivirus qua. Wow, V. Hai dormito un po'? Non importa, è ora di alzarsi. Credo di essermi preso qualcosa. Quando mi sono... Ti serve un nuovo look? No. Collegato al biomonitor di quella corporativa. Non so, un eurovirus o... No. Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Mettiti la prima cosa che ti capita e raggiungimi giù. Prima cosa che mi capita? No, no. Allora, leggi le mail, c'era scritto. Sulla pagina web Autofixer troverai tutti i veicoli attualmente in vendita. Puoi accedere a questa pagina del computer del tuo appartamento e dagli altri computer da Night City, contrastando dall'icona. Aha. Lo compare macchine. Come butta, illustre cliente, sborati. Attenzione, sei stato attaccato. Bot di allerta. In attenzione, il tuo computer è stato attaccato da 3 demoni. Ok. Attenzione, truffa nano gel per pene. Ok. Mega lotteria medica. Compra i tuoi. Sì, vabbè. Bene così. Fischi. Ah sì. Iniziamo la mattinata con una bella dolcetta fresca. Oh, là. Pensiamo ai nostri problemi. Come scivolano giù dallo scarico. Possiamo andare, direi. Giustamente mi sono cambiato l'abbigliamento e per quanto la mia giacca sia sparita, ovviamente la giacca di The Witcher è richiesta e obbligatoria. Vamos. Jackie? Regina. Dimmi. Davy, sono Regina Jones. Se cerchi lavoro a Watson, chiamami. Come mi hai trovato? Come sai il mio nome? So dove prendere le mie informazioni. Potrei definirmi una collezionista. Ci sentiamo, V. Ciao, va bene. Cosa c'è qua? Cos'è questo? Vendi. Cosa? Le ho vendute? Vabbè, abbiamo fatto qualche NCPD, soldi questi. Apri! Ti hanno chiamato, siamo qui per aiutare. Sì. Sappiamo che sei lì dentro. No, vabbè, non è un mio problema, permesso. Questi ho paura di niente, io non starei mai così comodo qua, eh. Porca puttana, esciti! Successo, brother? Hai inculato i soldi? Ah, buongiorno! A lei, a lei! Oh, no, no, no. 14 non va bene. Non è abbastanza. Aspetta. Oh, ehi, hey, vanno un paio di round? Che dico, di round di cosa? Mi piace il mio nuovo sacco da box. Mi ha appena preso a tecno calci in culo. Ma sono curioso di vedere come se la cava contro me. Che ne dici? L'hai trovato? Dove l'hai trovato, Fred? Per strada.
mi guardava con quei suoi occhioni tristi. E così l'ho portato a casa, l'ho nutrito e gli ho dato dei vestiti. Nah, cazzate a parte, è un bot militare. L'ho avuto in offerta e un mio chum gli ha aggiunto un paio di potenziamenti. E quindi eccolo qua. Perché no? Andiamoci dentro. Leggero sui piedi, muovi quella testa. Aha. Tranquilo, niño. Aspetta, aspetta. Aquí, niño. Hai un bel pugno, campione. Hai mai pensato Reventado. A guadagnarci? Dovrei organizzarti un paio di incontri. Che ne dici? Che senso, papi? Sali personalmente sul ring. Non più. Ho preso troppe botte in testa. I riflessi non sono più quelli di una volta. C'è sempre una soluzione. Il Karenzikov dovrebbe compensare. Preferisco spendere i miei eddi in qualcos'altro. Era ora che mi ritirassi. Allora, a proposito di quegli incontri, avevi parlato di alcuni incontri. Ti ho visto combattere sul ring. Hai buon istinto e riflessi veloci. Sì. Potresti fare carriera, specialmente con qualche impianto. Questi incontri, diciamo che non sono legali, ma sono molto proficui. Pagano bene, okay. Proficui per chi? Per te o per me? Per entrambi. Io prenderò una piccola percentuale delle vincite. Sai, come tuo agente, tu riceverai il resto. Certo. Vuoi arricchirti sulla mia pelle? Oh, capisco. Vuoi arricchirti mentre sputo sangue, sudore e lacrime. Ehi, bisogna pur guadagnare qualcosa, no? Perlomeno sono stato onesto con te. Gli incontri avvengono in varie parti della città. Scegli dove vuoi andare, punta i tuoi eddi e inizia a combattere. Se vinci, porterai a casa il piatto. Se riesci a stenderli tutti, avrai la possibilità di combattere nel gran finale. Tutto chiaro? Chiaro. Chiarissimo. Bene. Solo che non puoi uscire da Watson. Non ancora. Puoi iniziare da Kabuki. Io credo in te, V. È tempo di mostrare a questa città quanto vale. Onesto. Vedremo, vedremo. Per il momento no, dai. Ma cos'è? È un bionico che sta tirando su, che cazzo è? Ah, ecco cos'era. Va bene, andiamo avanti. Qua cosa c'è? Ehi, la tua piccola 45 vuole il suo pallino. Hai cominciato tu? Ora fa le fusa dopo ogni colpo. Sì. Vediamo. Fammi vedere. Qual è? Scusami. Grazie mille. Che hai? D'accordo, no? Vediamo cos'hai. Così mi piaci. Cos'hai? Sì, te la regalo questa. C'ho l'altra. A posto, grazie. Andiamo la Jackie. Dov'è? Il telecomando per... Ah. Non l'avevo visto. Ah. Dying Light invece di Dying Light, giustamente. Salve, rieccoci con le notizie. Bella. Alla Ratama Matsuri mancano davvero pochi giorni. Durante l'evento potrete vedere le strade di Night City. E devo metterla via. Coloratissimi carri dashi. Il programma del festival di anche un performance musicali di virtuosi maestri di bimbo. Oltre che metti via l'arma. Teatrali tipici. La tradizione no. Lo sponsor ufficiale del festival è l'Arasaka Corporation. E il... Guardiamo come si fa, perché sennò dopo manca solo che venga uno a dirci su. Perché abbiamo la pistola fuori che non dovremmo averla. Scorri arma B.
Aspettato sviluppo, anche Anako Arasaka ha annunciato la sua partecipazione alla parata dei carri. Ok. La WLS News auguriamo un futuro sicuro e divertente. E allora divertiti, Night City. Scusami, eh. Permesso. Allora, andiamo a parlare. L'attività scanner SPD ti pagherà per il tuo aiuto nel combattere il crimine. Perché no? Non oggi. Jackie. L'uomo del momento. Ce n'hai messo di tempo. Hai visto? Mi è venuta fame ad aspettarti. Siediti, fammi finire. Sì. Poi facciamo visita al signor Vector. Che mangiando? Non mi sembravi tipo da cucina asiatica. Pensavo che per te fosse troppo esotica. Che vuoi dire? Perché non dovrebbe piacermi? Spaghetti ci sono, carne sintetica pure. Basta un po' di peperoncino e praticamente la sopa de fideos di mamma Wells. Ieri parlavi di una sorpresa. Ricordo bene o mi è andato in pappa il cervello? Direi tutte e due le cose. Ti è andato in pappa il cervello dal funzionamento che leggo. Beh, si dà il caso che forse ho trovato un lavoro da paura. Continua. Sentiamo. Cioè, forse non è niente di che, ma è commissionato niente meno che da Dexter DeShawn. È solo il miglior fixer di tutta Night City, il Buddha nero dell'Afterlife. 130 kg di stile parzialmente placcato oro. E parliamo un po' di Dex. Dexter DeShawn. Cosa sappiamo di lui? Lo so che hai delle informazioni. Tu sai cose, dai. È sparito dalla circolazione negli ultimi 2 anni. Dicono che si sia fatto una piccola vacanza. 2 anni? È un esilio, non una vacanza. Chissà come mai. Cosa avrà fatto questo? Li avrà passati a ingurgitare pizza mentre se lo smanettava guardando Virtus Pinti. L'importante è che è tornato, che gli serve gente nuova e che ha trovato noi. Ok. Come ci sei riuscito? Come hai fatto? Hai venduto un rene. Per quanto ne so, non siamo tipi da Dex. Io e te direi di no. Ma T-Bug? È lei che ci ha messo in contatto. Poi, appena lui mi ha visto, ho capito che era fatta. Dai, chi può resistere a questa roba? Eh? Chiaro. Certo, Jack. Come vuoi tu. Assolutamente. Sapete che giusto per capire bene la storia, anche le robe, quella gialla è per andare avanti, ma quindi quelle com'è la storia? Blu le usiamo per continuare, in cui ne usciamo vivi? Per capire altre cose. Il che ci sta signore sempre, Salvatore aiuta sempre. Vuole dirti tutto di persona, a 4 occhi. Tutto tranquillo, ma l'intero affare nelle tue mani ora. Mie mani. Aspetta, perché io? Perché devo andare io? Due T-Bug tirate a sorte senza di me. T-Bug e Dex si conoscono da tempo e anch'io l'ho già incontrato. Dex dice che vuole vedere te e fare 2 chiacchiere. Mm-hmm. Va bene. Ascoltavi, il lavoro è suo e le regole le detta lui. Che problema c'è se vuole conoscerti di persona? Non è così male come pensi. Che mi sta inculando, vuol dire. Mi sa che non ho scelte. Sta inculando, Jackie, lo so io. Sei il migliore nel mondo dei fixer. Non fraintendermi, non ho niente contro il padre o Wakako, ma Dex è un'altra categoria. Non so se mi spiego. No, non ti spieghi. Non direi. Non proprio, no. È la solita storia. Sei nuovo in zona, il fixer del posto se la tira un sacco ma ti sorride, ti dice che ti riempie di lavoro e di Eddie. E così sei solo un altro nome sul suo libro paga. Un giocattolino nuovo per beccarsi una bella fetta della torta di merda che il cliente serve in tavola. Sì, ti fai 2 risate davanti a un drink, ma alla fine è lavoro. Giusto. Detta molto amore. Grazie fumo, a Dio, sono pieno. Ecco la tua macchina. Ieri l'ho portata da un amico a sistemare le ammaccature dell'ultima rimpatriata con gli scavi. Grazie, Jack. Lo apprezzo. Chiama il tuo veicolo. Miguel ha fatto un gran lavoro. L'ha rimessa a nuovo. Anche il motore. Però ora vediamo. Muoviamo il culo o no? Muoviamo il culo. Su, vediamo come se la cava. Vediamo. Non hai finito, eh?
Vamonos. Prossima fermata. Bisturi? Bisturi. Ehi, ehi, vacci piano. Ho appena mangiato. Dovevo passare da me comunque. Ho un appuntamento con Misty. Ah, boh, ma non mi dire. È dolce, ah, quanto è dolce. Lei mi capisce davvero, sai? Certo. Sicuramente. Cazzo, Julio è un vero bastardo. Eccoci qua. Dai, vi. Ci si vede quando Vic avrà finito di rifarti i circuiti. Parleremo di quello che Dex ha in serbo per noi. Va bene. Questo? Sopra questo credete che... davvero che coloro che ti hanno venduto quegli occhi meccanici abbiano resistito alla tentazione di spiarvi? Ci sono telecamere ovunque. Questo è il complottista, è sempre divertente ascoltarlo. Di noi, le vostre gioie, le vostre preoccupazioni, le vostre... Qualcuno mi stesse spiando e gliene fregasse qualcosa, avrei tutti i criminali e i corporativi della città alle calcare. E se fossi una loro pedina, se stessi inconsapevolmente facendo il loro gioco? Basta, finito lì. Ma chi sono coloro che spiano ogni nostra azione, vi chiederete? Gli Alfa Centauri. I colossi dell'intrattenimento di Alfa Centauri. Nella loro ignobiltà essi placano le loro esauste e oppresse masse, mettendo in mostra le nostre risate e le nostre lacrime. Ma che sta succedendo? Hanno fatto delle cospirazioni come in quel programma. Vieni, avviciniamoci. Ti faccio una foto mentre lo arresti per aver rivelato segreti governativi. Che? Aprite la mente prima che sia troppo tardi. Vabbè. Cioè, permesso. Appena Jessica la vede, muore da paura. Cioè, non ce la faccio. Ciao, Vi. Ciao. Il dottor Vector è pronto a riceverti. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. Fa quello che vuoi. Incontra il bisturi, è di qua? È di qua? Non è di qua. Un gatto! Guardalo bene. Malone, abbassa la guardia! Già, ormai si inizia... Rick, sei in forma, vecchio. Sì, va bene. Squartatore, è bello vederti. Anch'io sono felice di vederti. Ciao, papi. È passato di tempo. Sì. Ma cosa devo il piacere? Non fa... Sto male. Lavorando mi sono collegato al neurosocket di una cliente e mi sa che mi sono beccato qualcosa. Hai emicrania, nausea, tutto. Ipersensibilità alla luce. Tutto e anche di peggio. Ok, Vi. Ora diamo subito un'occhiata. A parte questo, come va? Bene, dai. Ho conosciuto un fixer, sai. Mi ha dato un lavoro. Un certo Dexter DeShawn. Un nome grosso dell'Afterlife. Non c'è dubbio, stai facendo strada. Ancora no, però sì. Ma? C'è qualcos'altro che vuoi dirmi, Vic? Solo di stare in guardia. Ho sentito parlare di Dex. Non è così rilassato come vuol far credere. Mi serve qualche pezzo, ma roba seria, non giocattoli, Vic. Voglio degli occhi migliori e un grip. E la plata? Sul serio? Ora? Ti sei deciso? Vic, ho fatto il botto. Dex DeShawn mi ha dato un lavoro. Comincio a fare sul serio. Mi serve roba performante. Senza soldi, però. Dexter DeShawn. Beh, sì, è un pezzo grosso. Ma fammi indovinare. Non ti ha ancora pagato. Giusto. Smettila di fregnare, Vic. Ti porterò gli Eddie dopo. Con gli interessi, lo sai. È l'ultima volta, ok? Promesso. Scusami. Ok, ti scrivo per dirti cosa dovrai affrontare. Kabuki, non te lo spoiler, lo scoprirai da te. Ok.
Accomodati. Grazie. Siediti e rilassati. Ci provo. Ottica Kiroshi. È il meglio che ho e credo che sia quello che fa al caso tuo. Ora collegati. Sì. Kiroshi. Vic, è il meglio che c'è sul mercato. Allora suppongo che ti sarà utile. Abbastanza. Ho promesso che ti ripagherò, ma questo forse è troppo per me. Ci penseremo poi. Ora voglio solo accertarmi che torni a casa tutto intero, con i tuoi Eddie. Va bene, dammi. Tu da un'occhiata e scegli. Io scansiono e vedo cosa c'è che non va. Beh, è Ottica Kiroshi. Velocità di avviamento telecamere, zoom ottico, salute. Perfetto. Ok. Mani. Coprocessore balistico. Ok, perché no, potenziamolo, visto che... componenti. Quindi ha senso lootare in giro. Armatura subdermale, dammela. Che mi dà armor. Ok. Sistema operativo. Quanto costano? 7 capponi, 34.000. Scheletro. Osso di titanio, ok. Sistema nervoso. Nucleo meccatronico. Dammelo. Ah, lo pago questo, okay, perché posso permetterlo, non è che ce l'abbia. E... gambe? Marco, posto così. Come dicevo, scanner di tutto rispetto. Proietta dati sulla cornea. La ciliegina sulla torta e la lente di disturbo integrata. In poche parole, la tua faccia apparirà sfocata su qualsiasi telecamera di sorveglianza. Ricorda però, il tuo corpo apparirà comunque nitido. Ok. Dovrebbe andare. E si interfaccia con la tecnologia Kiroshi. Quindi? È tipo iPhone? Sono pronto. Squarta pure. Ottimo. Procediamo. Ehi, vai. Metti qui quel braccio da super campione. Novità nella vita? Allora, novità nella vita di Victor Vector? Devo essere onesto. Non molte. E a me va bene così. Sai, ho vissuto in un mondo in cui contava soltanto diventare qualcuno. Sei un fighter, presumo, dal tatuaggio. Un giorno ho mandato a fanculo tutto senza guardarmi alle spalle. Non sarò mai una leggenda, ma da allora dormo come un bambino. Giusto. Così. Bene. Perfetto, vai. Ora un po' di anestetico e posso taglizzarti. Senti qualcosa? No. Niente. Come sempre. Non sento niente. Sai che me lo chiedi ogni volta. Non vedo perché oggi dovrebbe essere diverso. Chissà mai, vero? Certo, tranquillo. Non rischi mica di crepare o di restare paralizzato. Ma che vuoi che ne sappia io? Sono solo un dottore. Come pensavo. Luci spente per un attimo, ok? Sì. Ok, vediamo se funziona. Facciamo la magia. Ti collego. Potresti sentire un leggero fastidio all'inizio. Vista sfocata, basso contrasto, sfarfallio. Beh, come ti sembra? Un attimo. Ci vedi bene? Meglio che mai. Oh, è fantastico, Vic.
Ah, ottimo. E può fornirti molte informazioni utili. E ora lo scanner. Serve qualche secondo per abituarci, sì, ma è così per tutte le prime volte, del resto. A un certo punto lo scanner si sincronizzerà con i tuoi processi mentali e leggerà le tue intenzioni. Ok. In più, si collega al database della polizia. Se incontri qualche poco di buono, capisci subito con chi hai a che fare. Ok, perfetto. E ora disponiamo una database di individui ricercati. Puoi identificare queste persone con lo scanner, visto che sono tutti ricercati, vivi o morti. Puoi scegliere liberamente come consegnare alla giustizia per ottenere ricompense. Ok. Andrà a meraviglia. Ora prendi l'arma. Dovresti vedere un nuovo mirino e quante munizioni hai. Vai. Oh là. È il virus? È il neurovirus, quello dell'ultimo lavoro. Puoi controllare. Fatto ed eliminato mentre installavamo gli impianti. Ho effettuato una scansione completa su software e circuiti. E ho fritto il baco. Sei a posto. Cazzo, Victor, sei un mago. Non so cosa dire. Sei fortissimo. Di che prenderai questo e che ti ricorderai il dosaggio. Due spruzzi adesso e altri due tra un'ora. Mm-hmm. Cos'è? Cos'è questa roba? Un blando stimolatore. Dovrebbe potenziare la neurotrasmissione nel breve termine e attenuare gli effetti collaterali. Ok. Andata. Grazie ancora, Vic. Sei il migliore. Sono in debito. Ah, grande anche. Molto in debito. Vai, Roccia. Fagli vedere di cosa sei capace. E quando sarai qualcuno, non dimenticarti da dove vieni. Chi vince? Chi vince? Hernandez. Ai vecchi tempi quella merda di Malone sarebbe già stato al tappeto. Adesso qualsiasi imbecille ha il cranio rivestito. Assorbe il 75% di ogni colpo. Ti manca? Ti manca, vero? Come vanno gli affari? No, non mi lamento. Le corporazioni mi lasciano in pace. E la Rasaka è tornata da soldare mercenari che hanno bisogno di impianti all'ultimo grido. Quindi non ti stanno fortuna male. Fortuna che c'è Misty ad aiutarti. Sopporta bene le tue lagne. Sì, affittarle in negozio è la decisione migliore che abbia mai preso. Sai cosa? Mi sa che sei l'unica persona di Night City che è contenta di quello che ha. Quando arrivi a una certa età non ti fai più illusioni. Non sei così vecchio, Victor, dai. Vabbè, ciao, grazie. Quindi adesso vediamo se la gente è ricercata o meno. Il chakra del cuore sembra un po' scombussolato, piccolo. Posso liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative ed evitare il rosso. Vi, io, ascolta, ho parlato con Dex mentre eri dal dottore. No. Mi aspetta nella sua macchina. Sì, ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci Burgers. Ok, cerco di venderci al meglio. Vado allora, Rettiliani! Vi, ascolta, sì. Ho un problema delicato, ti chiamo per questo. Dimmi. Il numero di attacchi di cyber... psicopatici in città è in aumento. Per te non sarà una novità, però per me è una cosa importante. Per diverse ragioni. Sì. Alcune persone sono convinte che la cyberpsicosi si possa curare. Certo. E so esattamente come suona. Ma credo che una terapia sperimentale sia sempre meglio di un proiettile nel cranio. Se sento di un possibile attacco ti chiamo. Magari puoi indagare prima che la Max Stark arrivi sul posto. Ma ricorda, non uccidere nessuno. Metti fuori combattimento l'assalitore e io manderò qualcuno a prelevarlo. Spero che sia tutto chiaro. Sorry. Mi è partito il colpo, scusatemi. È uscita un po' di mano la situazione, ma...
Ignoratelo, a parte la taglieremo. Permesso, buongiorno. Salve. Yo, Mr. V. Che piacere. Salve. Dexter Deshawn in carne e ossa. Bello in carne. Più carne che ossa, dico. Dai. Andiamo. Posso chiederti una cosa così su due piedi? Vai. Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio, puzzando di piscio, oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo 30° compleanno? Che schifo. Se non sei qualcuno, svanisci nel nulla. Night City non ti lascia scelta. Oh, e invece sì. Vedi, sul lavoro io scelgo di essere il signor Relax. Ma se qualcuno prova ad approfittarsene, beh, la bestia si risveglia. Chiaro. Ora ascolta, cerco gente per un lavoro serio. Una cosa grossa, non come assaltare il covo di qualche scav. Mm-hmm. Perché proprio io? Aspetta. Ora ho io una domanda. Perché tutto questo, Dex? Perché io? Potevano esserci Jackie o T-Bug qui ora. Potevamo dirci tutto al telefono. Sarò all'antica. Ma mi piace guardare negli occhi chi fa affari con me. Ok. Ho già avuto il piacere di incontrare Jaxter. E la dolce T-Bug mi ha dato una mano 2 anni fa. Quindi, eccoci qui. Mm-hmm. Detto ciò, ho dei lavoretti preliminari apposta per te. Ma ci arriviamo. Vai. Sentiamo. Che lavoro è? Dimmi tutto. C'è questo prototipo. Un biochip, a essere precisi. Bisogna recuperarlo. Semplice. Cazzo. Suppongo appartenga a una corporazione. Mm-hmm. Arasaka. Non sarà un problema, no? Penso di no. È un suicidio belle buono. No, nessun problema. È solo un suicidio. L'Arasaka tiene Ensi in pugno. Nessuno si mette contro di loro. Che dire, Mr. V? Alto rischio, alta ricompensa. È la prima regola dell'afterlife. E poi, non sono un idiota. Non lasceremo nessuna traccia. Sarà un lavoretto discreto e pulito. Ci siamo capiti? Sì, va bene. Tanto. Parla chiaro. Hai un piano? 2 cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom. Dobbiamo risolverlo. Ok. Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. Bene. E Maelstrom, qual è il problema? Qual è il problema con i Maelstrom? Qualche rogna? Inserisci lo shard. Dammelo. Ho una storiella per te. 2 settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della Militech e l'ha derubato. Sì. La corporazione non sa che c'entrano i Maelstrom. Vedi, il convoglio trasportava il Flathead, un bot da guerra, un prototipo. Un aggeggino militare che mi farebbe molto comodo. Mm-hmm. Se non otteniamo quel bot, non avremo quel chip dell'Arasaka. E quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito lieto fine. Ma non esaltarti, è un giocattolo usa e getta. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da un gentiluomo che si chiamava Brick. Sì. Dico chiamava perché Brick era il capo. 3 giorni dopo aver chiuso il nostro affare, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. Giusto. Ora comanda Royce. E non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore o meno. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech ha iniziato a interessarsi al convoglio. Mm. Royce, chi è? Royce. Che tipo è? Coglione. Uno psicopatico, amante della tecnologia. Sono in tanti in questa città. Albon. Sì, d'accordo. Ma non credo che gli altri, al di là della posta in gioco, infilerebbero un amico e socio in un'asciugatrice industriale a microonde. Mi sorprenderebbe, A quanto pare, prima di tutto scoppiano gli occhi. Si sente un bel pop. Poi cuoce anche tutto il resto. Va bene. E chi è la donna? Chi è la prima donna? Un'agente corporativa, affari interni. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un'indemoniata. La sua unica pista si trova legata nel suo bagagliaio. Il palo che ha nel culo comincerà a darle fastidio. Deve essere disperata. Devi pensare bene a come sfruttare la cosa.
Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. Dai. La cliente. Che storia è? Perché vuole un incontro? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirlo. Ho sparso la voce che cercavo informazioni. Ok, e? Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di indagare. Fine della storia. Comunque, la cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno che sarà presente sul campo. Sì. Il sottoscritto non ci sarà. T-Bug non è tipo da incontri. E Jackie non è adatto per certe cose, sai, no? Quindi resti solo tu. Va bene. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Fisso un incontro con Miss Parker a Lizzie's Bar, ma al Flathead dovrai pensarci tu. Sì. Un'ultima cosa, Mr. V. Sì, dimmi. Vita tranquilla o finale esplosivo? Vita tranquilla. Ci vediamo. Mi hai lasciato, coglione. Eseguire alcune azioni ti permette di ottenere reputazione. Fatti un nome aumentando la tua reputazione sotto posto, così facendo ottenere accesso a nuove opportunità. Beh, vattene, cosa vuoi da me? Dexter, ho parlato con Dex. Il panzone è un pezzo grosso, in tutti i sensi, vero? Vuole valutarci e vedere se siamo all'altezza. Quello sa proteggere i suoi affari. Vuole passarci alcuni lavoretti, immagino dei preparativi, prima di affidarci un grosso lavoro. C'è un robot da combattimento, un prototipo militare che i Maelstrom hanno rubato. Dex li ha pagati per averlo, poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi. Ma che stai facendo, Jackie? Sì, ho sentito la storia. Royce contro Blake, un cambio non proprio indolore. In sintesi, Dex vuole che parliamo con Royce. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma non so quanto possa aiutarci. Splendido. Non mi sembri elettrizzato. Cosa sai di Royce? Cosa sai di Royce? È completamente schizzato. I fattoni sniffano droga. Royce sniffa cromo. E poi c'è l'altra faccenda. Poi c'è l'altra faccenda. Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu? E Dex che cosa fa? Se ne cazzo. Va in giro a ologiattare e smanettarsi in limousine. La Parker vuole incontrare qualcuno della squadra, Dex è d'accordo. Saprà quello che fa. Quindi, che cosa vuoi fare? Maelstrom o la Parker? Quale prima? Maelstrom. Io dico di bussare prima alla porta dei Maelstrom. E anche forte. Ora lei. In questo caso io vado da Whole Foods a tastare il terreno. Annuso un po' in giro. Hasta luego. Che è successo? Sui 100 metri. Dov'è la mia auto? No, è successo. Ehi, mi è appena venuto in mente una cosa. Non puoi iniziare la tua carriera tra i pezzi grossi indossando una banale maglietta. La sua in vetta. Mister V, voglio solo ricordarti che ancora che c'è già stato uno scambio di Eddie tra me e i miei stimati amici medici. Tondi quella prigione, perciò non farti sparare altri soldi. Come vai a giocare in fuori? Ma se parli ti servirà, buona fortuna. Meredith è quella militare, no?
Stout, inizia pure a dirmi come hai avuto questo numero. Non so soltanto il tuo numero. So anche che hai perso un convoglio. Ehi, fallo tacere. Dimmi cosa sai, non farmi perdere tempo. Incontriamoci e trattiamo. No, non più al telefono. Incontriamoci e trattiamo. Trattiamo? D'accordo. Prima uscita dello Skyline verso il NID. Nel canale sotto il cavalcavia. Vediamoci lì. Perfetto. E la mia macchina dov'è? È questa? Sì, è questa. Cosa? Dai, in macchina, no? Occhio. Che? Beh, vedo che non tutti i bug si sono risolti. Ecco appunto. Posso giocare? No. Basta, dai. Andiamo a piedi. Mi va a far due passeggiate. Anzi, facciamo così, ragazzi. Ci vediamo là, senza che voi passeggiate, camminate fino là con me. Ok, eccoci qua, ragazzi. Dopo bug vari, siamo arrivati a destinazione. Parliamo con la ragazza. Qua, la signora. Occhi aperti. Sempre. Meredith Stout, presumo che tu sia quello di prima. Sì. Come? Pensavi di ricattarmi, coglione? Di dettare condizioni? Sì, obiettivamente sì. Hai altro per me? Datemi una cazzo di calmata. Voglio solo parlare. Che cazzo, Meredith? Chiudi quella bocca. È pronta questa merda? Pronta. Che passa? Ora rispondi alle mie domande. Onestamente, sinceramente. Sei qui da solo? Sì. Sì, solo soletto. È la verità. Controllate, ora. Ora ascoltami bene. Questo pezzo di merda, Anthony Gilchrist, è il tuo contatto? È lui che ha venduto il convoglio? Sono anche chi sia. Non conosco nessun Gilchrist. Sarebbe quel povero sfigato laggiù. È vero, non lo conosce. Comunque ho assaltato parecchi convogli in vita mia. Conosco i soliti sospetti. Puoi scommetterci, troverò la tua talpa. Ma quello che so ora non ti aiuterà a stanarla. Ascolta, so dov'è il trasporto. Posso aiutarti. In cambio voglio solo un favore. Easy. Ve l'ho detto! Che cazzo ve l'ho detto! Non sono la talpa, porca puttana! Zitto. Fatelo tacere. Liberatemi subito, prima che tu... Lui puoi lasciarlo andare. Voglio sentire che cosa ha da dire. Sai, potrei aiutarti a tappare le falle nella sicurezza dei tuoi convogli, in modo che non si ripeta. No, non mi interessa. Sentiamo la tua offerta, non ho tutto il giorno. Io l'ho detta lì. Non potevi star calma fin dall'inizio? Chiudi quella cazzo di bocca. Dimmi cosa vuoi. Allora. Mi serve un bot. Un flathead. Ce l'hanno i tizi che ti hanno derubata. Se mi prometti quel bot, ti dirò dov'è. Hai un piano per occuparti? Sì. Potrei prenderlo con la forza, ma si aspettano un pagamento. Quindi potrei anche risolverla così. Vada per la seconda. Ma una condizione. Pagherai con i nostri soldi. Mi sembra ragionevole. Ci sto.
Shard criptato. Contengono informazioni nascoste dietro misure codifiche di dati. Per decryptare uno shard, apilo dalla notifica ricevuta quando lo acquisisci, oppure successivamente nel pannello shard della sezione diario. Io la sicurezza per svelarne i segreti. Ok. Pagali con questo chip e non preoccuparti di altro. Prova a fottermi in qualsiasi modo e ci rivedremo presto. Sì. Quella puttana è bella che è morta. E ti porterà all'inferno. Io non ho parcheggiato qua, però. Incontra Jackie. Posto migliore dove lasciare l'auto, ma lei sa sempre tornare a casa. Ah, eccoti. Sentiamo cosa hai scoperto. È un Arch. Cazzo, che bolide. L'ho presa per poco, con la mia quota del lavoretto della Dorset. Non so dove hai preso i soldi per quella bestia. Fosse anche usata. Beh, ho chiesto un prestito, ma piccolo piccolo. Ne vale la pena, credimi. E T-Bug si è fatta viva? Le hai parlato? L'ho aggiornata ed è ansiosa di lavorare con Dex. Si sta preparando. Si conoscono, sai. Hanno lavorato insieme prima che Dex facesse carriera. Aspetti da tanto? Mia madre diceva sempre che la pazienza si ripaga. Ok, devo incontrare i Maelstrom. Allora, Dex ha già pagato i Maelstrom per quel bot corporativo. Il problema è che non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo? Oh, cazzo. D'accordo, andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Pagheremo di nuovo, ma con i soldi Militech. Dubito che filerà tutto liscio. Stiamo parlando dei Maelstrom. Ah, il mondo delle gang non è così difficile. Il forte sopravvive. In altre parole, fotti o vieni fottuto. Allora, nella tana dei cyborg? Sì, mi serve un minuto. Ok, dimmi quando sei pronto. Appena riesco a capire come cazzo aprire i cyberware. Scusa, era diario? E poi? Shard. Criptato. Eccolo qua. Viola la sicurezza. Ok, perfetto, abbiamo tutto. Rimuove il malware e crea una copia del demone che infetta lo shard. Ok. L'accesso non autorizzato è strettamente vietato.
Altri, in ogni caso spero che ti piacciono. Come se... Informazione sul biochip. In realtà il cosiddetto Rally, con dispositivo all'avanguardia preso più ricchi a quanto pare la vita di Sony sul mercato, io e te ne nuoteremo nei dollari, ok? Andiamo da qui, bastardi. D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo se ci aprono. Odio questi stronzi di Borg. Proprio loro dovevano averlo. Sono una gang come le altre, no? Prendi Valentinos. Seguono la parola di Dio e della Santa Madre. L'onore significa qualcosa per loro. Sai che cosa vogliono, come la ottengono e che cosa li fa incazzare. Con i Mertram invece non si può mai sapere. Forza, facciamoci sentire. Va bene, chiamiamoli. Non ti conosco. Ci manda Dex. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Stanza principale, vi aspettavamo. Torrette. Merda. Ah, bel posticino. Non stanerebbe qualche pianta, però. Ah, sì. Mi sembrano ben preparati. Ma forse esiste troppo. Una fabbrica alimentare con sistemi di sicurezza del genere? Deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come iene fameliche. Guarda. È Militech di sicuro. Borg psicopatici armati di hardware militare che vale milioni. Sarà divertente. Allora, io lutto tutto. Aspettami. Non so cosa vuol dire quel 4, che me la posso portare via. Non ti agitare, cercano solo di spaventarci. La stanno facendo, eh. Entro nell'ascensore. Cacca sotto. E zitto. Casa mia questa, Allora che volete? Dov'è Royce? Dobbiamo vedere Royce per parlare di affari. Mister Royce è impegnato. Tratterete con me. Tu non sei nessuno. Avete un bot. Modello MT-0D12, anche detto Flathead. E? A voi che ve ne frega? Ho pagato. Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il bot. Sono qui per prelevarlo. Posso parlare direttamente con Royce, se serve. Nah, tu parli con me. Mi chiamo Dum Dum. Dum Dum. Divano, siediti. Ma Dum Dum. Quindi Dum Dum? Ah, bene. Lo stesso vale per te. Sto in piedi. È così difficile, cazzo. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Oh, speravo che lo chiedessi. Appoggia quel culo prima che ti pianti un proiettile. Siediti. So già che non finirà bene, ma... Merda. Finalmente. Cos'è? Forza, rilassiamoci un po'. No. Fatti un tiro. No, grazie. Grazie, sono a posto.
Come preferisci, principessina. Eccolo. Ecco qui. Flathead, modello MT-0D12. La Militech non verrà a cercarlo. Che si fottano, possono anche provarci. Abbiamo rimosso il numero seriale e tolto i blocchi con il nostro software. Sarà vostro per sempre. Bene. Vediamolo. Vediamolo. Accomodati. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza mimetica, dinamica e termo-ottica. Piena immersione cognitiva con un controller Raven. Attuatori prototipo potenziati in composto di titanio, vanadio e Kevlar. E guardate qui, link totalmente integrato. E là in fondo c'è il capo. Questo ragno sale sulle pareti e si cala dai soffitti. Beh, potreste vomitare il pranzo. Che ne dite? Ce lo facciamo andare bene. Ci accontentiamo. Senti che stronzetto esigente. Vediamo i crediti. Già visti. Lea Brick è già stato pagato. Lea Brick. Io non vedo nessun cazzo di Brick qui. E tu? E dai, non ti aspetterai davvero che io paghi due volte? E che cazzo sei tu per dire cosa posso o non posso fare? Quello che ti ammazza se non stai zitto. Perché io dico che pagherai due volte. D'accordo. Vuoi il Flathead? Tira fuori gli Yeti. Visto che i soldi ve li siete già presi, devi farci uno sconto. È bello grosso. Uno sconto? Cazzo. Ehi. A proposito, non c'è ancora detto chi ti manda. Per conto di chi lavori. Lo sai già. Dexter Deshawn. Ecco chi. Dexter Deshawn. Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica. Vuoi dirmi che non è morto? No. È vivo e vegeto. Pagliasso. E vi manda i suoi saluti. Ora possiamo parlare della mia offerta? Possiamo parlare della mia offerta? Io sparo, Io non aspetto. Dai, beh, zitto. Mettevi sotto, su che cazzi! Porta, pezzo di merda! Fatti sotto! Pezzo di merda! Merda! Siamo tagliati fuori! Prendi la roba, il bot e lo shard di controllo. Presto! Un attimo, non ho finito. Dobbiamo trovare un'uscita. Ho tutto. Il bot e il controller. Andiamo allora. Prima è meglio. Un attimo, con calma. Ora andiamocene da qui. E qua c'era il nostro amico seduto, ci saranno cose sicuramente. File. E
Potrebbe essere un episodio più lungo? Anzi, facciamo così ragazzi, abbiamo ucciso il bastardo, nel prossimo episodio vi faccio vedere come usciamo da qua. Quindi lasciamo l'episodio qua ragazzi, nel mezzo della battaglia, e ci vediamo al prossimo capitolo di Cyberpunk 2077. Ciao ciao ragazzi.